Interviene in dichiarazione di voto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Interviene in dichiarazione di voto la consigliera Catini. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Logicamente noi, avendola anche proposta, voteremo favorevolmente questa mozione, ma la storia dell'Italia è una storia molto lunga e le vicende sono note a tutti e negli anni è stata continuamente depredata dalle varie persone che hanno cercato in un modo non adeguato di portare avanti un'azienda che era uno dei fiori all'occhiello d'Italia proprio. Sentir parlare adesso di un piano industriale che prevede ulteriori 2.000 esuberi, ricordo che nel corso degli ultimi 10 anni sono stati molti gli esuberi e anche molte le persone esodate dall'Italia. Ma sentir parlare di 2.000 esuberi è veramente una cosa indecente. Il diritto dei lavoratori, io penso che debba venire prima silenzio in aula, per favore. Di qualsiasi altra disquisizione, anche politica. Ricordiamo che sono 2.000 lavoratori che a tutt'oggi continuano imperterriti a portare avanti il loro lavoro con orgoglio e anche con molta umiltà. A tenere alto il nome d'Italia nei posti dove arrivano i nostri aerei e sono delle persone che non prendono miliardi, mentre se ne sono avvicinati molti alla guida di Alitalia, che se ne sono andati via anche con una buona uscita miliardaria. Io penso che queste persone si dovrebbero veramente vergognare. Quindi ribadisco il nostro con forza la nostra volontà di prendere almeno visione di quello che accade in questi tavoli, perché noi il diritto dei lavoratori tutti, ma soprattutto i romani, dobbiamo tutelarlo. Grazie.